Ehi ragazzi, come va? Io sono Aleph Nox e ci siamo nella seconda parte, parte 2, delle 7 cose che non sapevi. E che sicuramente adesso le sai. No, non le sai adesso. Alla fine di questo video le saprai. Pertanto, iniziamo! Numero 7, cibo. La FDA, che si incarica di regolare tutto quello che ha a che vedere con la sanità pubblica o la salute pubblica in Stati Uniti, ha una sezione molto divertente che regola, o meglio, che limita tutto quello che puoi trovare all'interno o nel cibo che compri. E che ovviamente non è pericoloso per la salute. Cazzo, c'è un gatto che sta miagolando molto forte là, tipo miau. Spavento. Con questo voglio dire che se apri una lattina di 100 grammi di funghi, di champignons, e trovi 20 vermi, non puoi fare niente. È completamente regolare. Sì, è un po' che schifo, ma è così. Questo è così perché rientra, no, questi 20 vermi rientrano nell'intervallo stimato di difetti naturali che può avere un cibo, perché è impossibile regolarlo. Cioè, se tu devi vendere centinaia, migliaia di lattine di funghi, è impossibile che non ci siano vermi o qualsiasi altra cosa nel cibo. Pertanto sono difetti naturali o inevitabili, non si possono evitare, e soltanto quello che puoi fare è... cioè non puoi demandare innanzitutto, e quello che puoi fare è o toglierti lo schifo e pulire i champignons e poi mangiarli, o buttarli se ti produce troppo schifo. Non puoi fare altro. Realmente la FDA lavora con numeri molto inferiori, non molto, però inferiori a quelli che dice la carta, no? I documenti. Se dicono, per esempio, che su 100 grammi di funghi ci possono stare 20 vermi massimo, veramente loro regolano e controllano fino a 10, per esempio. Circa 10, 11, 8, sono numeri inferiori. Ovviamente continua a essere bruttissimo, però non ci puoi fare niente. Buonissimo, è ora del pranzo, volete mangiare? Io no. Numero 6, Ashiq Gavai. Ashiq Gavai è il nome del ragazzo o ragazzino a cui hanno tolto 232 denti nel 2014. Aveva tutto il palato, tutto il palato pieno di denti, pieno di tutti là, qua sopra. E fino a quel momento, fino al momento dell'intervento, non si è fatto nulla per aiutarlo, perché fino a quel momento non era un problema, non davano fastidio ai denti normali e non causavano dolore. Almeno all'inizio fu così, poi piano piano cominciarono i dolori e fino al punto in cui era impossibile mangiare. Infatti, con il passare degli anni, il dolore si cominciò a intensificarsi, ok? E allora hanno dovuto fare questo intervento in cui hanno tolto diversi denti. La maggior parte erano tutti piccolini, tranne alcuni che erano muelas, molari, no? Denti incisivi, canini, mi avete capito, molari... Che brutto pollino. E siccome siamo in un video di curiosità, io vi dico che l'intervento è durato 7 ore. 7 ore per togliere i più di 200 denti. Ve lo ricordo, più di 200. Madonna. Mamma mia. Numero 5. Super Size Me. Super Size Me è stato un documentario che sicuramente per questo nome non riuscite a riconoscerlo, no? Ma con la spiegazione sicuro che lo ricorderete. È stato un documentario di un tizio che è andato durante un mese a mangiare al McDonald's facendo tutti i pasti: colazione, pranzo, lapsus piccolo, e cena. Adesso sicuramente ricordate, molti di voi ricorderete il documentario, no? Quello che il tizio che mangiava McDonald's per un mese, e la conclusione è stata che ingrossato, aveva problemi di colesterolo, eccetera eccetera. Ok, quel tizio era Morgan Spurlock, e il documentario uscì nel 2004. Sì, dicendo che questo è un documentario sicuro, molte persone hanno detto: va bene, è un documentario, ha la verità assoluta scientificamente, e allora dobbiamo dire wow, documentario. Ma no, non è così. E con questo non voglio dire che i documentari non siano reali, oppure non tutti i documentari sono una bugia, ma dovete capire che i documentari sono un altro mezzo di intrattenimento e tendono a esagerare o anche a dire delle bugie in certi casi per chiamare l'attenzione del pubblico, perché alla fine i soldi sono i soldi. Money, bitches, money! Parlando adesso del documentario, Morgan dice
o si autoimpone mangiare 3 pasti al giorno, sempre in McDonald's. Può soltanto mangiare in McDonald's e fare soltanto 3 pasti al giorno, la colazione, il pranzo e la cena. Lui dice che così riuscì a mangiare o arrivare alle 5000 kilocalorie e come conseguenza Morgan ci racconta nel documentario che ha avuto problemi per colpa di questo pasto, di questa maniera di mangiare, questo stile di vita. Ha avuto problemi al fegato, problemi di pressione, problemi di non voglio adesso mentire, fegato, pressione, colesterolo, anche depressione. È ingrassato 11 kg. Ovviamente questo ha fatto che le persone, no, gli spettatori, si spaventassero un sacco. Mamma mia, mangiare al McDonald's, wow, 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 wow. Ma c'è qualcosa di strano nella sua storia. Un tizio su internet spiega che per quello che ha raccontato Morgan era impossibile arrivare alle 5000 kilocalorie. Infatti, lui spiega in questo video su internet come fa i calcoli per arrivare a tali conclusioni e anche ci racconta... Allora, sempre 3500 calorie sono tantissime, ma non sono 5000. Perciò già qualcosa di strano c'è. Tra l'altro, questo tizio, che purtroppo non so il suo nome, non sono riuscito a trovare il suo nome, dice che lo chiamò più volte, rin 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 Morgan, però Morgan si negò completamente a rispondere alle domande a riguardo ovviamente questo documentario. E già qua la cosa non va bene per Morgan. Da un'altra parte, un'università svedese chiamata Linköping, l'università Linköping, penso che si pronunci così, la Linköping, perché ha la diéresis, le due puntini sopra la O. Questa università, per dimostrare la veracità di quello che ha detto Morgan, replicò l'esperimento con 7 studenti per vedere se quello della depressione, quello del fegato, il colesterolo, era reale. Perciò qua stiamo parlando non di un tizio su internet che ha detto delle cose, ma stiamo parlando del nome di un'università che ha cominciato a fare questo esperimento, questi test per vedere se è reale oppure no. Ovviamente questi 7 studenti erano completamente volontari, hanno per mettersi le regole in maniera giusta, hanno detto mangiare 3 pasti al giorno di McDonald's, parlando di hamburger, l'hanno fatto per un mese intero e per... ovviamente l'hanno fatto tutto sotto controllo, hanno avuto conto di tutti i fattori e questi ragazzi non potevano fare sport per evitare che si bruciassero, no, alcuni o parte di queste chilocalorie. Ovviamente dopo questo esperimento le conclusioni sono state che i ragazzi hanno ingrossato, ovviamente come non poteva essere diverso, fra un 15 e un 5, cioè un 5 e un 15%, ma non hanno avuto nessun tipo di colesterolo, cioè di problema di colesterolo, né problemi al fegato né di depressione. Nulla di questo è successo. Pertanto, Morgan, non va bene questo documentario. E il fatto che non rispondi domande alle chiamate che ti fanno. O che ti hanno fatto. Numero 4. Siamo dentro Matrix. Avete mai visto i film Matrix? Bene, da qui parte il nostro quarto posto. Neil Tyson dice che perfettamente potremmo essere all'interno di una simulazione. Il ragionamento è che se pensiamo al fatto che l'universo è infinito, molto probabilmente una o più civiltà sono riuscite a sviluppare una realtà simulata e noi pertanto non saremmo altro che la vita all'interno di questa realtà simulata che pensa di essere viva. Pertanto preparatevi, afferratevi alle sedie, perché molto probabilmente potremmo essere una simulazione di un'altra civiltà. E se riuscissimo a dimostrare che questo è reale, Neil Tyson sarebbe il primo a dire non mi sorprende. Tyson ha detto questo per ridicolizzare la filosofia, affermando, dicendo che è inutile ai giorni d'oggi. Infatti dice è inutile ed è una distrazione per qualsiasi uomo di scienza. Occhio a questo, non dice che non sia stata molto utile nel passato. Infatti nella storia, se non fosse per la filosofia, la scienza non esisterebbe. Ma oggi, ai giorni d'oggi, è inutile. Anche Stephen Hawking, che purtroppo è morto nell'anno scorso, se non mi sbaglio, anche lui pensava come Tyson. E lui direttamente, in maniera molto... ha detto che la filosofia è morta. Numero 3! Le cose che ha detto Stephen Hawking. A Hawking piaceva molto dire, no? Come lui pensava che l'umanità si sarebbe estinta. Estinguere. Sparire. E non lo diceva scherzando, lo diceva seriamente. Nel 2010 ha detto che l'umanità deve stare molto attenta quando cerca vita extraterrestre. Perché se questa vita è capace di viaggiare fino alla Terra, ovviamente hanno una tecnologia molto più avanzata che la nostra.
Ma non soltanto questo, se loro riescono a viaggiare per tutto lo spazio, abbiamo un problema, perché sicuramente loro hanno già esaurito le proprie risorse, le risorse del loro pianeta, e pertanto vagano, vanno per lo spazio conquistando altri pianeti come nomadi, e noi non saremmo altro che un pianeta da sfruttare e da conquistare come tutti gli altri. Nel 2016 ha detto, quando ha cominciato quello del robot, l'intelligenza artificiale e queste cose, ha detto che l'umanità deve stare molto attenta ai robot, perché per un'intelligenza immortale, molto superiore alla nostra, capace di imparare e non dimenticare, noi umani non siamo altro che parassiti nel pianeta. E non siamo altro che parassiti nell'universo in generale. Pertanto, per questa intelligenza immortale, infinita, di intelligenza infinita in sé per sé, noi non siamo altro che uno... Siamo, sapete, con un muro davanti, lo devi buttare per poter proseguire. Siamo una merda. Dopo ha detto che l'umanità deve stare attenta ai meteoriti, no? Meteori che cadono in terra, meteoriti, perché sono molto pericolosi. E poi ancora ha detto che all'umanità rimangono soltanto 1000 anni. È vero che il nostro amico Hawking è stata una persona molto intelligente, ma non può sapere, non può indovinare semplicemente come morirà l'umanità. Sì, ci sono motivi, wow, i robot, gli extraterrestri, ma ovviamente non lo può dire lui, non lo poteva dire lui, anche se mi sembra che aveva molta voglia che accadesse, che l'umanità sparisse dall'universo. Numero 2, periodi dell'anno con più morti. Ci sono due periodi dell'anno in cui ci sono più morti, e questi sono l'estate e il Natale. A Natale non è per quello che pensate, non è perché la gente si suicida, perché è triste, è sola, eccetera, per niente, è per il contrario, completamente dal lato contrario. Ci sono più incidenti di traffico, ci sono più attacchi al cuore, attacchi cardiaci e problemi di alcol più armi. Che significa? Cioè, wow, sono ubriaco e ho un'arma, pam 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 pam. Questo voglio dire. Come vedete, sono incidenti più legati alla festività che alla depressione. Lo stesso accade durante l'estate, il verano in spagnolo. Nei primi mesi dell'estate la gente si uccide senza volerlo. Maledette festività. Numero 1, omicidi irrisolti. In casi dove l'omicidio è più che evidente, dicono che è un suicidio, che è stato un suicidio, se il caso rimane irrisolto. È una pratica più comune di quello che pensate. Le nazioni fanno questo per scendere il tasso, per scendere le statistiche di omicidi nella nazione. Una nazione con meno tasso di omicidi è una nazione più sicura. Uno dei paesi più famosi in fare questo è il Giappone. Perché il Giappone? Perché anche se loro si vergognano tantissimo di avere statistiche elevatissime di suicidio e cercano di scenderli il più possibile, loro, mettendo i casi risolti di omicidio come suicidio, rimangono così fra le nazioni più sicure al mondo. Anche se i suicidi, è bruttissimo da dire, ci sono tanti, il Giappone è molto sicuro. E forse preferiscono rimanere come una nazione sicura mettendo i casi di omicidio irrisolti come suicidio. Io spero che questo video vi sia piaciuto un sacco. Non so se mi sentite. Lasciate un mi piace, condividete, ci vediamo un altro giorno. Ciao!